Benvenuti in una nuova lezione e questa è la lezione dedicata al dizionario visuale. Perché andiamo a vedere, ho già fatto partire la slide come non faccio sempre, ma andiamo a vedere i termini, i nomi, i sostantivi e le caratteristiche legate, caratteristiche in senso di dizionario, legate al mondo della scuola. E io andrei subito alla prima slide senza perdere altro tempo. Ci sono tanti termini che sono dedicati alla scuola, da come vedete dagli alunni, i professori, le materie, l'orario, eccetera, eccetera, e noi li vediamo tutti, cercherò di descriverli brevemente, perché mi dicono sempre di essere breve per poter avere delle lezioni non troppo lunghe e magari troppo noiose. Allora, partiamo subito, siamo a scuola. Allora, a scuola abbiamo sicuramente quelli che si chiamano gli alunni, che sono il soggetto principale della scuola, cioè i ragazzi che vanno a scuola. Gli alunni e gli studenti. Si possono alternare i due termini, sia alunni che studenti. Diciamo che alunni è più un termine per, come le vedete anche nell'immagine, è più un termine legato a una scuola per giovani, quindi una scuola elementare, una scuola più di base, ecco. Gli studenti possono essere studenti liceali di un liceo, possono essere studenti universitari, però assolutamente mai si troverà scritto o detto che sono degli alunni universitari. No, sono degli alunni di una scuola di base, di una scuola elementare, di una scuola media eventualmente. E poi abbiamo ovviamente un altro elemento importante che è il maestro o la maestra o il maestro. E si possono anche usare altri termini come ad esempio docente o insegnante. Allora, maestro o maestra, anche in questo caso, lo vedete dalla stessa immagine, molto simile alla prima degli alunni, è utilizzato in un ambiente, diciamo, dove i ragazzi sono giovani, scuole elementari e non scuole medie. Ecco, nella scuola media abbiamo già il termine professore. E sono ben distinti anche come ruoli e anche come, diciamo, come professionalità. Un maestro ha uno specifico studio, il professore è di solito, anzi sicuramente laureato, e ha un altro tipo di studi, ha seguito un altro tipo di studi. Maestro, maestra per, diciamo, per le scuole giovani, professore, professoressa per quando si arriva alle scuole medie, ai licei, alle scuole superiori, secondarie, all'università ovviamente, eccetera, eccetera. E anche in questo caso qui magari ho meno utilizzato il termine insegnante, che l'insegnante è sempre un po' legato ai giovani, anche docente può andare bene, anche docente nelle università, diciamo, può andare bene. Bisogna sempre un po' sapere distinguere. Il rapporto che ho io come studente o come alunno rispetto agli altri che studiano con me è come compagno di scuola. I compagni di scuola sono i miei compagni che in quel frangente, in quell'anno, in quel periodo, studiano con me nella stessa scuola, nella stessa classe. O magari semplicemente anche, ecco, nella stessa scuola, non nella stessa classe. Si possono chiamare compagni. Si possono chiamare compagni di classe quando sono con me nella stessa aula, nella stessa classe, e sono compagni di scuola quando stanno frequentando la stessa scuola insieme a me. E poi abbiamo il dirigente scolastico, il dirigente o la dirigente scolastica, o il dirigente scolastico. C'è da dire che il termine dirigente è abbastanza recente. Ecco, prima, quando andavo a scuola io ero piccolo, diciamo, l'istituzione, la persona che, diciamo, rappresentava la scuola, la persona più importante, era il preside o alcune volte era il direttore scolastico. Ultimamente è entrata, diciamo, nella nomenclatura, ma si usava anche prima, ma il termine specifico dirigente scolastico, perché è quella persona che dirige la scuola, che organizza i consigli con i docenti, che organizza i consigli di classe, che diciamo amministra e decide quali sono i meccanismi della sua scuola, ovviamente, che gestisce.
I collaboratori scolastici invece sono i semplici ausiliari che aiutano, diciamo, lo svolgersi delle lezioni, in termini di assistenza, quindi, la campanella, lo spostare i banchi se necessario, in alcuni casi o minimali, alcuni tipi di pulizia, di assistenza proprio pratica alla lezione, se è il caso, e quando ero giovane io che andavo a scuola, ripeto sempre, non si chiamavano collaboratori scolastici, ma erano i bidelli. Il bidello è il termine che è utilizzato nelle scuole, probabilmente utilizzato ancora oggi, in modo diciamo più informale, ecco, per identificare quella persona che è un supporto al funzionamento della scuola. Quindi in una scuola grande ci possono essere, ad esempio, un liceo o un'università, ci sono le segreterie, magari non sono meno chiamati bidelli, ma sono citati come collaboratori proprio, ma in un liceo ci possono essere, per dire, quattro bidelli che gestiscono tutte le aree e tutte le zone della scuola. In una scuola elementare piccola ci può essere uno o due bidelli che si occupano ovviamente del funzionamento della scuola. Insieme ai bidelli, o insieme in questo caso chiamiamoli collaboratori scolastici, c'è la segretaria, c'è il segretario o più di uno che sono quelli che amministrano la gestione delle iscrizioni, non so, l'ammissione di allievi che provengono da altre scuole, l'organizzazione in collaborazione con i docenti, magari della costruzione, della realizzazione degli orari, eccetera, eccetera, eccetera. Quando però i docenti non possono per un certo periodo, o breve, magari una settimana o 2 settimane, ecco, oppure per mesi, immaginiamo una professoressa o un docente che è andato in maternità, deve essere sostituito da un altro docente per un periodo abbastanza lungo. Allora, la sostituzione di un docente viene effettuata da quello che si chiama supplente. Il supplente o la supplente sono quei professori che non sono di ruolo specifico e non hanno diciamo, la cattedra, non hanno la classe, ma che subentrano a un professore che per un certo periodo o ha avuto un problema perché deve essere operato, un malore o qualsiasi altro di problema, fino ovviamente alla maternità, come abbiamo detto, è sostituito dal supplente per questo periodo. La classe è l'aula. Si chiama anche aula, infatti è la stanza, diciamo, proprio fisica, nella quale ci sono disposte le varie, diciamo, strutture, come i banchi, come la cattedra, la lavagna, le vedremo dopo, per la lezione. Quindi entrate nella vostra classe significava entrate in quella stanza che è riservata appunto alla classe, quindi a tutti i compagni di classe. Nella classe vediamo e vedremo nella slide successiva ci sono i banchi che sono destinati agli allievi, quindi banchi singoli, quindi il banco è composto da un tavolino, un tavolo a seconda della classe, del tipo di livello, quindi dall'elementare in poi il banco ha un tavolino e una sedia annessa. La cattedra invece è più grande perché è, diciamo, la scrivania del docente, del professore o del maestro. Quindi abbiamo in fronte a tutti gli alunni la cattedra, che è quella che, sulla quale solitamente, anzi sempre, si siede l'insegnante. La lavagna, possiamo avere una lavagna a muro, quindi affissa al muro e non movibile. Oppure possiamo avere una lavagna con le rotelle, con una struttura movibile, ed era la tipica lavagna di quando ci si diceva: l'insegnante non hai fatto il bravo, l'insegnante ti ha messo dietro la lavagna per punizione. In quel caso si poteva stare dietro la lavagna. Dietro quella muro è abbastanza impossibile. Sulla lavagna vado a scrivere, quindi a eseguire compiti che mi vengono dettati dall'insegnante, o l'insegnante stesso andrà a effettuare delle dimostrazioni matematiche o quello che è, utilizzando il gesso. È molto famoso il gesso. E il gesso si cancella con il cancellino. Il cancellino non fa nient'altro che spolverare via questo gesso che è rimasto inciso
fino a quando non viene cancellato dalla lavagna. Le materie sono gli insegnamenti che ogni docente porta alla classe, quindi all'alunno, e quindi ci sarà il docente o l'insegnante di matematica, di italiano, di storia, di geografia, di fisica e di lingue straniere, eccetera, eccetera. Quindi queste sono tutte le materie che vengono insegnate, che vengono svolte in una scuola o in una classe. E ovviamente ogni materia ha un momento specifico durante l'anno o durante la settimana, e quindi poi si va a ripetere tutte le settimane, a seconda di come vengono pianificati gli orari scolastici. E l'orario scolastico è appositamente strutturato per facilitare lo svolgersi della lezione nella classe, ma anche l'alternanza dei docenti, quindi la distribuzione delle materie durante la settimana. E ovviamente anche la distribuzione dei docenti all'interno di varie diverse classi che devono ovviamente andare a coprire le loro ore e distribuire ovviamente le loro ore durante l'intera settimana, l'intero periodo scolastico. E questo è fatto perché? Perché i docenti devono andare a svolgere la loro lezione. La loro lezione è dedicata a una specifica materia che abbiamo visto nella slide precedente. La lezione è solitamente di un'ora, ecco, poi ci possono essere 2 ore o 3 ore a seconda della materia, se è più importante o meno importante per quel tipo di classe, quel tipo di scuola. E si possono avere, ad esempio, di italiano, per dire, si possono avere 2 ore di italiano il martedì e poi 1 ora il giovedì, o 2 ore di storia un altro giorno, o 2 ore di matematica un altro giorno. E queste sono le lezioni. Ovviamente sono lezioni frontali, in questo caso, che vengono fatte dall'insegnante direttamente agli allievi in classe. E l'insegnante va a scrivere la presenza, quindi andrà a registrare la presenza dell'allievo su un registro di classe. Il registro di classe può essere o cartaceo, come quello che vedete nell'immagine, oppure può essere un registro elettronico, digitale, su un tablet o su un computer, che andrà a memorizzare, in entrambi i casi, quali sono gli allievi che sono presenti o assenti. Quindi nel momento in cui si incominciano le lezioni la mattina, si farà l'appello. L'appello presente e assente permetterà di identificare quali erano gli alunni o gli studenti quel giorno presenti o assenti durante la lezione. Il diario è quel libretto, quel libro. È tipico utilizzato diario in Italia durante la scuola, ma penso in tutte le nazioni, dove si vanno a scrivere le cose importanti che bisogna ricordare. Quindi mi devo ricordare che mercoledì prossimo ci sarà l'interrogazione di italiano, mi devo ricordare che giovedì ci sarà il compito in classe di matematica, oppure se devo giustificare eventualmente un'assenza o un problema o un'uscita anticipata, un'entrata posticipata, andrò a far firmare dai genitori sul diario appositamente nella data che sarò assente o avrò il problema descritto. Ma nello specifico, se ero assente, devo andare a utilizzare quello che si chiama libretto delle assenze. Il libretto delle assenze giustifica l'assenza di un allievo mettendo un giustificativo, quindi malattia oppure indisponibilità generica o qualsiasi altro motivo, facendolo firmare dai genitori a casa. Ovviamente se i ragazzi sono giovani, se hanno meno di 18 anni, dovranno arrivare a scuola presentando il giustificativo dell'assenza. E questo è utilizzando il libretto delle assenze. E ovviamente dentro il libretto delle assenze ci sarà quella che si chiama giustificazione. La giustificazione dell'assenza, come ho già detto, è quel foglietto dove ci sono scritte sopra le motivazioni eventualmente dell'assenza, la data, le ore e la firma del genitore per ovviamente giustificare la mancata presenza alla lezione.
Ogni talvolta che l'insegnante spiega per un certo periodo, poi dopo 2 o 3 settimane, a seconda della materia, l'insegnante deciderà di interrogare. L'interrogazione è quel momento nel quale si viene o a sorteggiare o a scegliere un alunno per dimostrare, cioè l'alunno deve dimostrare di avere compreso quello che sta studiando, di aver studiato, e quindi andrà alla cattedra vicino all'insegnante e spiegherà quel passaggio della storia o quella parte di italiano, una dimostrazione di matematica, e quindi andrà poi ovviamente ad avere un voto, un giudizio, e ovviamente questo ovviamente sarà importante per la sua buona riuscita durante l'anno scolastico, dopo magari tante interrogazioni della stessa materia. E se l'insegnante non interroga spesso, ogni tanto potrebbe essere che decide di fare quello che si chiama il compito in classe, e cioè distanziati i banchi ovviamente degli alunni per non chiacchierare, per non copiarsi il compito, si andrà ovviamente a fare questo compito di matematica, il tema di italiano, o qualche magari progetto di scienze o qualche testo di arte, eccetera, eccetera, a seconda della scuola, ovviamente, e in classe bisogna farlo in modo isolato, da soli, per dimostrare di essere capaci, di essere in grado di affrontare il tema spiegato durante la lezione dell'insegnante. Invece, alcune volte magari verranno chiesti di fare dei compiti a casa, non dei compiti in classe. Ovviamente si è più liberi, si ha più tempo. Però bisogna consegnare il compito a casa, poi bisogna consegnarlo nella lezione prossima. Quindi l'insegnante darà un po' di problemi, un po' di problemi di matematica in questo caso, o magari una relazione dove si viene a spiegare o a descrivere un articolo, un libro, o magari un compito di lingue, un compito di inglese nel quale bisogna fare degli esercizi. E a casa si faranno questi compiti e si porteranno a correggere, magari durante un'interrogazione con l'insegnante. Al termine sia dell'interrogazione che del compito in classe che del compito a casa, si può avere quello che è il risultato, cioè il voto o il giudizio. Il voto è espresso in modo numerico, quindi dall'1, dallo 0 al 10 solitamente, se si esprime in decimi. Solitamente 6 poi è la sufficienza e 10 è eccellente, ottimo e perfetto, oppure da un giudizio. Il giudizio è semplicemente un termine scritto come sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente o discreto, buono, ottimo, eccellente. Quindi a seconda del giudizio si sa che più o meno il 6, ecco, è più o meno la sufficienza. Ed è sempre importante arrivare alla sufficienza perché poi, mettendo insieme troppe insufficienze, si rischia ovviamente di dover ripetere l'anno scolastico, essere rimandati, quindi dover sostenere poi altri esami o altri compiti successivamente, e quindi è importante sempre stare sulla sufficienza. Poi se si possono avere degli ottimi voti, meglio ancora, però vedete che il ragazzino in questo caso non è tanto contento perché il voto non sembra tanto sufficiente, quindi ha preso un'insufficienza. Ed è anche altrettanto importante quello che si chiama voto in condotta. La condotta è diciamo, quello che il ragazzo rende in modo personale, cioè se è un disciplinato, se è una persona, se è un ragazzo, se è uno studente valido che rispetta l'insegnante, che ascolta l'insegnante, che non chiacchiera, che non disturba, eccetera, eccetera. Quindi questo, il comportamento dell'allievo o dello studente influirà sul suo voto in condotta. La condotta è molto importante perché significa che diventiamo maturi, che rispettiamo quello che ci sta spiegando la sua materia con tanta magari passione, e ovviamente anche perché dobbiamo crescere, quindi dobbiamo sapere che dobbiamo essere ottimi in tutto e soprattutto anche in condotta. Quando ci veniva detto che ci davano, a me non capitava, ma quando ti davano 7 in condotta significa che eri sostanzialmente bocciato perché eri talmente basso in condotta, non avevi 8 che doveva, quello che doveva essere in realtà, ma venivi bocciato perché non ti eri comportato abbastanza bene per essere maturo per poter affrontare un altro anno scolastico, quindi dovevi ripetere.
La campanella è quella che suona alla fine o all'inizio della lezione successiva. E quella che si aspetta di solito per di più è la campanella dell'intervallo. Quando suona l'intervallo, non so, poi ogni scuola, io mi ricordo che alle 10, 10 e mezza suonava l'intervallo, quindi eravamo contenti perché avevamo quei 10-15 minuti di quella che era la ricreazione. L'intervallo di solito era il momento in cui ci si poteva alzare, si faceva qualcosa di diverso per un po' di minuti, per, diciamo, rilassare la mente dal lavoro e dallo studio che si stava svolgendo, che si, ovviamente, che stanno svolgendo anche ad oggi, in questo caso allievi e studenti di oggi, ma io lo ricordo per quello che era la mia infanzia, la mia storia. E c'è una materia che si chiamava materia, ma che era ovviamente un momento anche quasi di ricreazione, che era quella che si chiamava ginnastica o educazione fisica, ecco. E in quel caso si utilizzava la palestra, cioè ogni scuola grande aveva un'area che era dedicata alla palestra dove si poteva giocare, fare esercizi, e in quel caso la materia però era educazione fisica, quella che diciamo in gergo informale veniva chiamata anche ginnastica. E ovviamente c'erano tanti altri laboratori in una scuola, e ci sono, come ad esempio il laboratorio di scienze, dove si possono fare delle prove, magari un po' di chimica, magari un po' di fisica, e quindi fare degli esperimenti anche per apprendere meglio la materia. Poi c'era l'aula di informatica, la sala computer, dove si poteva ovviamente andare a programmare, magari a stampare qualche piccolo lavoro di informatico. Da giovani era sempre molto importante, perché abbiamo visto in questi anni come è cresciuta l'ambiente, è cresciuta la sfera informatica. E poi alcune scuole più grandi avevano una piccola biblioteca scolastica dove si potevano prendere dei libri, leggerli, studiarli e ovviamente poi riportarli, quindi prenderli in prestito e riportarli. In questo caso c'era una segretaria che si occupava di andare a assegnare i libri e poi occuparsi del ritorno di questi. E ovviamente questa era in questo caso un'addetta della segreteria. La segreteria, prima abbiamo visto la segretaria e il segretario che lavorano all'interno di una segreteria quando ci sono degli ambienti scolastici molto grandi, nelle capitali, ad esempio, ci possono essere, o nelle città grandi, ci possono essere delle scuole veramente grandi con decine e decine e decine di classi, quindi ci vuole una vera e propria segreteria, quindi magari ci sono anche 5, 6, 7, 10 persone che si occupano degli allievi, delle iscrizioni, dell'organizzazione degli orari, dei docenti, delle sostituzioni, dei supplenti, eccetera, eccetera. Quindi abbastanza, in certi casi anche un ambiente abbastanza complesso. Quando gli studenti rimangono a scuola e poi svolgono alcune lezioni nel pomeriggio, si fermeranno a mangiare a scuola. Ci sarà in questo caso una mensa scolastica dove verranno distribuiti dei cibi per quella pausa oraria tra, non so, tra mezzogiorno e l'una, e quindi possono fermarsi per poi ricominciare le lezioni. Affisse durante le lezioni, affisse sicuramente nell'aula, non manca una cartina geografica. La cartina geografica può mostrare ovviamente il mondo intero, ma anche una semplice regione come anche l'Italia, per aiutare il ragazzo, l'allievo, a capire dove sono posizionate le città, che abbiamo spiegato in italiano per tutti. Abbiamo spiegato tante città e tante regioni. Se avete una cartina geografica appesa al muro della classe, andate a cercare quelle che abbiamo spiegato. Invece, mappamondo è un oggetto sferico, tondo, vero, solido, tridimensionale, ed è molto utilizzato inizialmente, soprattutto quando si cresce, quando si è molto giovani, per capire come è fatto il mondo, questo mondo che gira, gira, gira e non si ferma. Il microscopio è uno strumento che di solito troviamo nel laboratorio di scienze, è molto utile per vedere degli oggetti molto piccoli. L'assemblea studentesca, ecco che siamo arrivati. L'assemblea studentesca è quel momento in cui di riunione tra gli studenti, magari di diverse classi o anzi di tutta la scuola,
che si riuniscono per decidere eventualmente o prendere decisioni legate, non so, a spostamento di orari, se vogliono richiedere qualcosa di specifico a qualche docente, se vogliono richiedere qualcosa di particolare alla segreteria. Quindi decisioni legate al funzionamento o al ovviamente tendenzialmente al miglioramento delle funzionalità stesse della scuola. Le assemblee scolastiche si hanno soprattutto quando nei licei, nelle scuole superiori o eventualmente nelle università. È molto difficile che si abbiano assemblee studentesche, scolastiche nei livelli più bassi. Ecco, quando si fanno le elementari e le medie di solito non sono concepite molto. Cosa si porta a scuola per studiare? I libri di testo. E quando ero giovane io se ne portavano veramente, veramente tanti. E lo zaino, e cioè la cartella, quella che si teneva sulla schiena, che si può chiamare anche cartella, ha solo una forma diversa, ma ovviamente oggi siamo più pratici e comodi utilizzati come zaini, ma era ovviamente piena, soprattutto quando si portavano tanti libri di testo, ma si portavano anche dei dizionari di italiano, di latino o di inglese, perché bisognava tradurre, bisognava fare un compito in classe, quindi la cartella o lo zaino erano sempre pesantissimi. E ovviamente non c'era da dimenticare che ogni materia della giornata aveva un quaderno diverso, quindi dovevo portarmi il quaderno di matematica, di italiano, di storia, di inglese, eccetera, eccetera, di fisica, quadernoni e quaderni. I quaderni sono un po' più grandi, i quaderni sono un po' più piccoli. Se invece si vede dai ragazzini, come dico sempre, come sono piccolini, come sono giovani in questa immagine, se invece si è giovani, si è piccoli, quindi a scuole elementari, si rimane a mangiare nella mensa e poi dopo c'è quello che si chiamava doposcuola. Il doposcuola era un momento, diciamo, di un po' di rilassamento, ma anche un po' di compiti, quindi si andava a mischiare la parte compiti a casa, che in realtà poi si facevano nel doposcuola, e dei momenti di gioco, dei momenti di merenda insieme, per, diciamo, riempire quello che era il pomeriggio. Durante il periodo scolastico, quindi mattina a scuola in classe vera e propria, a mensa si mangiava e poi il doposcuola, compiti e giochi. E quando si cresce, ovviamente bisogna anche fare i conti con quelle che sono le udienze. Le udienze sono quelle, diciamo, situazioni in cui l'insegnante e il genitore vanno a contatto, cioè il genitore di per sé va dall'insegnante, va dagli insegnanti uno per uno a chiedere com'è il rendimento del figlio, quindi com'è stato, com'è andato negli ultimi 3 mesi, 4 mesi, a seconda delle scuole. Ci sono periodi per le udienze specifici dove l'insegnante incontrerà il genitore, magari accompagnato anche con l'allievo stesso. Quindi, qual è la resa di questo alunno durante il periodo scolastico? E poi abbiamo il collegio docenti, che all'incirca è più o meno quasi come un'assemblea studentesca, anche se non proprio così, ma il collegio è quella, diciamo, unione, quel gruppo di docenti che si occupa, quando è in riunione, in questo caso nel collegio, si occupa di andare a decidere quali sono le eventuali iniziative di miglioramento per la classe o per la scuola e decidere quali sono i momenti importanti durante l'anno nel quale, non so, si vuole fare una gita o si vuole portare i ragazzi al cinema o si vuole portare uno spettacolo, una visita particolare in un luogo particolare, magari per una ricerca, eccetera, eccetera. Quindi, nel collegio docenti, nella riunione dei collegi docenti, si andranno a decidere quali sono le cose importanti che si stabiliscono durante l'anno. Ovviamente in collaborazione con quello che è il dirigente scolastico e quali sono le necessità ovviamente della scuola stessa e degli allievi, che sono la parte più importante. Al termine dei 5 anni di scuola elementari, dei 3 anni di scuola media o dei 5 o diversi anni di scuole superiori, ci sarà un esame. L'esame è il momento di tensione, è il momento forse più importante, perché in quell'ora, in quelle 5 ore, in quei giorni di esame si andrà a
dimostrare quello che si è appreso, quello che si è imparato negli ultimi anni di studio. E quindi è molto importante perché poi alla fine si avrà un voto di promosso o di bocciato, eventualmente. Speriamo che siano tutti promossi. Dopo l'esame ci saranno gli scrutini. Gli scrutini sono diciamo, un momento dei docenti, della riunione dei docenti, nella quale si stabilisce per ogni allievo qual è stato la resa scolastica, quindi quali sono i risultati di ogni allievo. Se ci sono degli allievi che devono essere bocciati, ci sono degli allievi che devono essere premiati, eventualmente alla discussione di alcuni voti, di alcuni comportamenti e risultati di condotta degli allievi stessi. Se dovesse succedere qualche allieve un po' birichino, bisogna andare a stabilire e prendere dei provvedimenti. Gli scrutini decidono quindi le sorti finali, definitive dell'anno scolastico dell'allievo. Di solito ce ne sono magari anche due a metà anno e uno a fine anno. I risultati degli scrutini vengono sì, ovviamente, magari detti durante l'udienza ai genitori, ma ovviamente saranno scritti su quella che è una scheda di valutazione, la pagella. La pagella è la scheda sulla quale viene riportato il risultato dell'anno scolastico, quali sono i voti che si sono raggiunti di ogni materia durante l'anno scolastico. E ovviamente sono i risultati finali, sono quelli di ammesso o non ammesso, quindi potrebbe essere semplicemente l'accesso all'anno successivo o eventualmente l'accesso a un livello successivo dalle scuole elementari alle scuole medie o dalle scuole medie alle scuole superiori o eventualmente all'università. Quindi i risultati mi dicono qual è stato il risultato dell'anno scolastico stesso. Ma non dimentichiamoci, lo lasciamo per ultima, ma è forse quella più importante, che ogni tanto nei collegi docenti e nelle riunioni dei ragazzi si va a decidere quali sono le vacanze scolastiche. Quindi le vacanze scolastiche possono essere, ecco, in questo caso qui mi sono un po' sbagliato perché quelle erano le gite scolastiche. Le gite scolastiche sono quelle che si fanno durante la scuola, le vacanze scolastiche sono quelle che si fanno durante la sosta estiva, durante il periodo estivo. Quindi vado in vacanza e ci rivediamo a settembre quando ricomincerà un altro anno scolastico. E questa è l'ultima slide. Allora amici, andremo, questa è una descrizione, diciamo, di dizionario visuale dei termini più importanti della scuola, spero che vi sia piaciuta, spero che vi sia stata utile, come sempre cerco di essere breve anche se vorrei metterci ogni tanto qualcosa di mio. Volevo solo dirvi che fra 2 o 3 o 4 lezioni, non sappiamo bene ancora, ma uscirà una nuova lezione dedicata alla scuola, nel quale andremo a descrivere invece alcuni altri termini in modo più approfondito che ho citato oggi, quindi andremo a capire com'è composta la scuola in italiana, l'accesso, gli orari, gli anni, quindi a che età si accede alla scuola, quali sono i vari livelli, quindi la struttura della formazione della scuola, dell'educazione in Italia, e che è molto vicina a quello che è questo argomento della scuola, che se questo è un dizionario visuale. Come sempre vi chiedo con il mio pollicione, il mio gesto, vi chiedo un seguimi, un like, attivate le notifiche con la campanellina, così tutte le settimane ricevete la notifica di una nuova lezione. Sono sempre qui, che vi dico, se avete bisogno scrivete, commentate, grazie a tutti gli amici che scrivono e commentano e che fanno i complimenti, eccetera, eccetera, quindi siamo sempre molto contenti di ricevere i vostri messaggi. Scrivete se avete qualsiasi esigenza e qualsiasi bisogno, eventualmente suggerimenti di nuove lezioni, noi poco per volta li mettiamo in catalogo e li andiamo a sviluppare. itaperTutti.blogspot.com, siamo su tutti i social come dico sempre e ci sono 258 lezioni prima di questa. Ci vediamo nella prossima lezione di Italiano per Tutti. Ciao!